Sono iniziati alla Maddalena i lavori per la valorizzazione dell'antica chiesetta della Santissima Trinità, o Trinità, come dicono gli isolani. L'intervento in corso deriva da un finanziamento del PNRR pari a circa 2 milioni di euro, ottenuto dalla diocesi di Tempi Ampurias nell'ambito di una serie di progetti di intervento su 22 chiesette campestri della Gallura e dell'Anglona. Per quanto riguarda quello della Maddalena, del quale è soggetto attuatore la parrocchia di Santa Maria Maddalena, si tratta del restauro delle aree interne ed esterne della chiesetta e della valorizzazione degli spazi di pertinenza. Terminata attorno al 1770, è questa la più antica chiesa dell'arcipelago maddalenino ed è posta su un altopiano centrale dell'isola di Maddalena, abitato allora da un piccolo nucleo di popolazione proveniente dalla Corsica. Di forma rettangolare è la tipica chiesetta di campagna costruita con conci di granito a vista. Istituita in parrocchiale e intitolata originariamente a Santa Maria Maddalena, ebbe cambiato il nome quando, con lo spostamento della popolazione originaria e l'afflusso di nuova nella zona costiera, fu edificata lì un'altra chiesa che divenne parrocchiale a sua volta, assumendone la denominazione, con conseguente cambio di intitolazione di questa più antica che venne appunto dedicata alla Santissima Trinità. Prima che venisse costruito il cimitero, sia all'interno che all'esterno trovarono seppellimento i morti. Isolata dal contesto urbano, la chiesetta della Santissima Trinità è luogo da sempre di raccoglimento, di solitarie preghiere e di voti, il santuario dell'isola, meta di fedeli imploranti grazie e miracoli, e i tanti ex voto affissi alle pareti ne sono la più genuina testimonianza.